Matteo, capitolo 25, parabola delle 10 vergini. Leggiamo insieme questo brano della scrittura. Alleluia, gloria a Dio. Fratelli, ci vogliamo alzare all'impiedi. Capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo. Gloria a te, Gesù. Dio ci benedica. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore stasera, che la tua parola scenda dal cielo per tutti quanti presenti, che noi siamo qua, Signore. Ti preghiamo affinché la tua parola nel profondo del nostro cuore possa depositarsi. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Chissà quante volte abbiamo meditato questa parabola del regno dei cieli. E fratelli, continueremo a meditarla fino a che non tornerà il Signore. Prima o poi tornerà lo sposo, prima o poi tornerà. Questa è certo, più della morte, è certo. Dalle mie parti sì, quando vuoi convincere una persona riguardo a una promessa si dice certo come la morte, ma neppure più la morte è certa. Siccome no, muoiono tutti, no? Noi aspettiamo lo sposo. Potremmo anche non morire, quindi la morte non è un dato certo. Certo invece è che il Signore tornerà. Amen. E allora, come prepararsi a questo grande incontro? Come prepararsi? Innanzitutto, fratelli, una cosa noi dobbiamo sapere: che lo sposo torna per noi. Una cosa dobbiamo sapere, e quindi realizzare bene, proprio dobbiamo realizzarlo, che lo sposo torna per noi. Vi è mai capitato di aspettare qualcuno e se vi siete resi conto, mentre aspettavate qualcuno con altri magari, a un certo punto gli altri si sono sentiti liberi di andare, però voi non avete potuto lasciare il posto perché avete detto: no, guarda, quello viene proprio per me e quindi non mi posso muovere. Se voi volete andare, andate, resto io qua. Lo sposo torna per noi. Grazie Gesù. Torna per la sua chiesa, torna per la sua sposa. Qui si parla di matrimonio. Non torna per tutti, torna per i suoi. Amen. E sebbene noi possiamo dire che tutto il mondo è suo, non possiamo dire però
che tutte le anime sono state riscattate. C'è un piano di riscatto per tutte le anime, ma il riscatto, colui che lo opera è Gesù, ma tu sei colui che lo accetta, il riscatto. Puoi decidere di non essere riscattato, puoi decidere di rimanere sotto il vecchio padrone, puoi così tanto affezionarti al vecchio padrone che chi ti vuole riscattare, chi ti vuole comprare, puoi anche dire no, io sto bene sotto questo padrone. Quante persone decidono di stare bene sotto quel padrone? Non importa la loro condizione di schiavitù, stanno bene, perché cambiare? Certo, il loro padrone li maltratta, ma il loro padrone gli fa togliere anche qualche sfizio in questa vita. Rimane il rapporto padrone-schiavo, schiavo-padrone. Non saranno mai libere le anime che decidono di vivere sotto questa schiavitù, nel senso più spirituale del termine. Ringraziamo Dio che a un certo punto Gesù ci ha offerto il suo riscatto. Ci siamo girati, abbiamo visto il nostro padrone quando era brutto e abbiamo detto noi vogliamo essere riscattati, perché ci siamo resi conto che chi ci dava l'offerta era meraviglioso, era un'offerta straordinaria, non dovevamo fare niente, dovevamo dire solo sì, vogliamo essere riscattati, vogliamo essere liberati, e colui che ci ha liberati ci ha reso realmente liberi, siamo veramente liberi, alleluia, l'anima nostra è stata riscattata, i legami si sono spezzati, alleluia, questi legami che si sono spezzati ci hanno permesso di volare verso il Signore, di abbracciare l'offerta della sua grazia, che nonostante gli anni che passano per noi rimane una cosa mirabile e meravigliosa, alleluia. Tornerà per questi, Signore. Grazie, Signore. Tornerà per questi il Signore. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali presero le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo. Quando si parla degli ultimi tempi, quando si parla della fine dei tempi, quando si parla degli ultimi giorni, spesso la parola di Dio, se avete notato, ambienta questo passaggio nelle ore più buie della giornata, è notte. Paolo ai Romani scrive: la notte è avanzata, il giorno sta per arrivare. 10 vergini a mezzanotte. Gesù stesso, quando parla del suo ritorno, il ladro viene di notte per. E questo non dà un'indicazione che Gesù tornerà di notte. Potrebbe venire di notte. Ma non dobbiamo pensare che, dice, siccome la Bibbia dice, verrà di notte. A noi non ci serve o di notte o di giorno, o di mattino o di pomeriggio. Che ci serve a noi, fratelli? Se siamo pronti di notte, come lo siamo di giorno. Se siamo pronti di giorno, lo saremo anche di mattina. La nostra vita, quello che farà la differenza in quel giorno, non è come viviamo l'ultimo minuto, ma è la nostra vita consacrata al Signore. E lo capiamo e lo comprendiamo che qui, agli ultimi minuti, cercarono le 5 vergini stolte di raddrizzare il tiro, ma non fu possibile per loro. Quando si parla di notte, si parla di una condizione spirituale in cui viene a trovarsi l'umanità, il genere umano, e in cui si viene a trovare la Chiesa stessa, una condizione difficile, senza luce, di tenebre, di notte fonda, dove il male opera con grande libertà.
dove il male opera con grande efficacia e notte, dove le tenebre calano anche fittamente sulla Chiesa, non dentro la Chiesa, sulla Chiesa. Cioè la Chiesa è chiamata a passare la notte, è chiamata a passare, dice un interrogativo profetica, sentinella, a che punto è la notte? Quindi la Chiesa è chiamata a passare il periodo difficile. Tutti vedono dei grandi risvegli in atto. Io non vedo nessun risveglio in atto, ma tanti vedono dei grandi risvegli in atto, dei sensi il risveglio. Noi dobbiamo cercare il risveglio che viene dal cielo. E non so personalmente, come predicatore del cielo e degli ultimi tempi, non mi pare di capire che negli ultimi tempi ci sarebbero stati così risvegli, anzi mi pare che un profondo sonno sarebbe calato anche sulle vergini avvedute. E poi, se pongo alla mia mente l'interrogativo di Gesù che mi assilla, mi preoccupa, mi impensierisce per me ma anche per voi, ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, la troverà la fede sulla terra? Onestamente io mi preoccupo di, perché non è un interrogativo che viene né da Pietro né da Giovanni. Avremmo potuto dire a Pietro, Pietro è come se pessimista, avremmo potuto dire a Giovanni come la vedi nera. Chi pone quell'interrogativo è colui che deve venire. Chi dice ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, la troverà la fede? È lui stesso il figliuolo dell'uomo, è lui stesso il re dei re, il signore dei signori. Ma credo che comunque quell'interrogativo ha una risposta, e la risposta è che è necessario che noi in questi ultimi tempi cerchiamo di più il Signore, cerchiamo di più la santificazione, cerchiamo di più quello che necessita per la nostra vita spirituale e che ci mette in condizione di aspettare bene il Signore. Stasera voglio parlarvi di due o tre cose importanti su quello che è necessario per l'anima nostra per aspettare il Signore. La prima cosa che è importante, quanto banale è quello che sto per dire, quanto banale è quello che sto per dire, ma poi mi rendo conto che pensandoci è banale in superficie, ma se ci pensiamo bene non è proprio banale. Sapete la prima condizione qual è? È proprio quello di aspettare il Signore. La prima condizione è quella di aspettare il Signore. E ogni tanto qualche predica arriva, eh? Un altro terremoto oggi. Ogni tanto la terra... Tutto che ci preoccupiamo, tutti che evacuano, tutti che corrono, tutti che si muovono. Mi ha chiamato un fratello, forse non, io non so, a un certo punto ho detto a mia moglie, vedi se il giornale sta dicendo che l'epicentro è Cornigliano. Che un fratello mi ha chiamato, volevo sapere se con la tua famiglia stai bene. Sì, ho detto grazie a Dio, tutto bene. No, ero preoccupato. Poi ho detto a Monica, ho detto ma non è che... l'epicentro è qua a Cornigliano, non lo sappiamo, stanno dando le notizie Cornigliano epicentro, che ne so, o magari avrà sognato che arrivava un terremoto, arrivava da noi, non lo so, boh. Ad ogni modo tutto, ma qualcuno giustamente può dire vabbè, ma ci sono sempre stati, possiamo essere d'accordo su questo, che ci sono sempre stati, è vero, ma adesso ci sono, mettiamo che ci sono sempre stati, adesso però ci sono e sono sotto gli occhi di tutti,
2000 anni fa, quando avveniva, non era sotto gli occhi di tutti. E Gesù ha parlato di eventi che sarebbero stati sotto gli occhi di tutti, terremoti in vari luoghi. Noi dobbiamo comprendere il senso delle parole di Gesù. È vero, io ci sono stati dei terremoti, mi sembra che forse nel 1500 c'è stato un terremoto di grandissime dimensioni, forse in Turchia, non ricordo una cosa del... Non è 1500 parlo. Qualcosa di grandi dimensioni. È vero. Ma perché una notizia potesse divulgarsi dovevano passare anni e anni e anni. Adesso è sotto gli occhi di tutti. È sotto gli occhi di tutti. Alle 4 è successo, alle 4 e 10 stavano parlando che è successo il terremoto. E quando Gesù dice terremoti e carestie in vari luoghi, intende che tutti questi eventi sarebbero avvenuti sotto gli occhi di tutti, come la predicazione dell'Evangelo che sarebbe arrivata fino agli estremi confini della terra. La prima cosa per aspettare il Signore, la prima cosa, prima caratteristica, dobbiamo aspettarlo. Dobbiamo aspettarlo. Tu aspetti quando desideri. Se non desideri, non aspetti. Non ci pensi. Hai altri interessi. Noi dobbiamo aspettarlo. Gesù tornerà per quelli che lo aspettano. Per quelli che hanno amato la sua apparizione. Per quelli che hanno amato la sua apparizione. E noi dobbiamo avere la forza e il coraggio anche di manifestare questi desideri, senza timori, senza paure. Se siamo salvati, non abbiamo motivo per aver paura. Se siamo stati riscattati, Gesù è fedele, lui li conosce i riscattati. Quando arriva, non si dimentica di nessuno di noi. Arriva lo Spirito Santo che ha messo il sigillo, che ci ha custoditi fino al giorno del suo ritorno. Dice che lui ci ha custoditi fino al giorno del suo ritorno, con tutti i difetti, con tutti quelli che fanno parte della nostra natura umana. In cielo i difetti non ne avremo, e io anche. Ma la prima caratteristica è aspettarlo. E quando tu aspetti, tu metti in condizioni la tua vita di vivere per quell'evento. E quindi la consacrazione, la santificazione, l'amore, la passione per le cose di Dio, l'amore, la passione per la sposa del Figlio di Dio. Per la sposa del Figlio di Dio, perché sapendo che è quella che sarà rapita, insomma, ancora poco e questa sposa sarà rivestita di natura celeste, però per fede mi sembra che lentamente, ma ci stiamo quasi arrivando. La prima caratteristica, aspettare. La seconda caratteristica, la lampada. La lampada. Vi voglio ricordare che è mezzanotte. La lampada serve per illuminare nelle tenebre. È la tua lampada. La tua lampada. La lampada di questa chiesa. Com'è? 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 Com'è la lampada della tua vita? Non è che si sta adeguando alla circostanza?
è ancora in grado di essere acceso in questa notte così, così profonda? Noi per capire alcune cose dovremmo scendere proprio un po' nella cultura ebraica, perché sapete, noi non comprendiamo il valore della lampada oggi, perché le strade sono tutte illuminate. Quindi pure se esce alle 3 di notte è tutto illuminato. Quindi noi non comprendiamo il valore della lampada. Una delle cose che non troviamo mai in casa sono le candele quando ci servono. È vero? A me così succede. Fino a che hai la luce ce l'hai sempre davanti agli occhi, che certe volte le maltratti pure, le prendi e dici, ma niente, stai cose. Apri il cassetto e le trovi lì davanti, no? E tu ogni tanto dici, ma fai queste cose da qua dentro. Quando manca la corrente o per un motivo o per un altro, ma dove sono? Il valore di quella candela, quella se potesse parlare quella candela direbbe, ma mi vuoi, mo mi diceva, adesso non mi disprezzi. E quando tutto è buio e si accende quel lumino, sembra che abbiamo risolto la vita. Anche nel buio, però, la prima sensazione, se ci avete fatto caso, non è per me, è più per i miei figli, che si respira. Ah. No? Quindi sembra già tutto a posto. Poi se torna la luce, però la Chiesa dovrebbe avere questo senso in questo mondo di tenebre. Dovrebbe essere qualcosa che fa respirare le anime che sono soffocate dal mondo tenebroso. Ma non è vero che quando siamo nella casa del Signore respiriamo, fratelli. Non è vero che quando siamo nella casa del Signore apriamo il nostro culto a Dio e apriamo il nostro culto al Signore e l'anima nostra si allarga, si apre, si spande, ci sembra di essere in una dimensione diversa. La seconda caratteristica per aspettare il Signore è che siamo ancora accesi. Che la nostra vita è ancora accesa, che la nostra vita illumina. E quando si accendevano queste lampade in Israele, soprattutto per chi viaggiava da lontano e vedeva da lontano una luce, la prima cosa che comprendeva e che capiva, mentre vedeva da lontano, dice, oh, stanotte posso fermarmi da qualche parte. La presenza di una lampada indicava la presenza di persone. La chiesa dovrebbe essere il rifugio per chi è in viaggio da anni e non riesce a riposarsi. Per chi è in viaggio da quando è nato, magari, e non riesce a trovare un luogo dove ha trovato il riposo. Noi abbiamo trovato il riposo quando abbiamo incontrato il Signore. Il Signore ha fatto come ha fatto quel samaritano, se vi ricordate, che ha preso quel viandante sulla strada che da Gerusalemme scendeva verso Gerico. Picchiato, battuto, lasciato quasi a morte, è stato preso ed è stato portato nella locanda. E in quella locanda ha ricevuto tutte le cure particolari. È stato coccolato, medicato, sistemato, incoraggiato, è stato fatto mangiare. Insomma, ha ripreso a vivere. Nella chiesa il Signore ci ha messo. E nella Chiesa abbiamo trovato la sua presenza. Amen. Non sono i fratelli che ci aiutano a vivere. È lo Spirito di Dio che è in mezzo ai fratelli che ci vivifica. Amen. Non è nel pastore, nei fratelli che ci rianima. No, no, no.
è lo Spirito Santo. Amen. E tutti i fratelli che tu vedi intorno a te qua, o che noi vediamo, sono tutti morti, resi vivi. Perché tutti sono stati messi sulla cavalcatura dal Samaritano celeste, e tutti a uno alla volta, chi 30 anni fa, chi 20 anni fa, chi domenica prossima, chi è, sono stati messi sulla cavalcatura e sono stati portati nella locanda. Il Signore ha detto alla Chiesa, all'interno del quale ha dato pure i due talenti, vi ricordate? Ha dato i ministeri, ha dato i doni, e ha detto a quella locanda: prendetevi cura, e semmai, ha detto alla locanda, vi capita di spendere di più, non vi lamentate, fatelo con tutto il cuore, perché poi quando io ritornerò sarete soddisfatti, e si dice dalle mie parti, e rimborsati. Quello che ti devo dare te lo darò al mio ritorno. Alleluia, al mio ritorno. Fratello, ma grazie, tu corri troppo, sarò rimborsato di tutte le mie fatiche, sarai rimborsato di tutte le tue fatiche, nessuno se ne accorge, meno male, perché se qualcuno dovesse rimborsarti su questa terra non saresti rimborsato al suo ritorno, meglio essere rimborsato al suo ritorno, con tutto quello che lui ha preparato per noi. Sarà un piacere incontrare lo sposo che ci viene incontro, e sarà per noi un piacere dovuto alla gloria che ci attende andare incontro allo sposo e stare tra le sue braccia. E il terzo punto per aspettare il Signore: se il primo è aspettare e se il secondo è la testimonianza accesa, il terzo punto è ciò che rende la testimonianza accesa: la presenza dell'olio. La presenza dell'olio è ciò che rende la lampada accesa. Togli l'olio e si spegne la lampada. Togli l'olio e si spegne la lampada. Se noi vogliamo essere una luce nel mondo delle tenebre, non ci dobbiamo inventare nulla di alternativo a ciò che invece può essere ancora oggi lo Spirito Santo nella sua Chiesa. Attività, movimenti, attivismo, facciamo questo, facciamo quello, facciamo... Tutte queste cose sono meravigliose, ma non saranno queste cose a far brillare la lampada. A far brillare la lampada sarà la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Comprare dell'olio. 5 l'avevano, se ne erano curate prima di acquistare, diciamo così, quest'olio. Le altre 5 l'avevano sottovalutato. Non so cosa gli era passato nella mente alle altre 5, però avranno detto: vuoi dire che torna adesso? Ma sì, un po' di tempo che si dice sempre la stessa cosa, che torna, torna, torna. Oppure avranno pensato: le altre 5 ci aiuteranno al momento. Oppure avranno pensato: ma sì, ma tanto lo sposo è buono, ci venderà tutti quanti. Queste sono 2-3 cose che lentamente stanno serpeggiando in mezzo alle assemblee. La prima cosa che sta serpeggiando in mezzo all'assemblea: c'è una scarsa motivazione della ricerca di Dio nella nostra vita, della pienezza di Dio nella nostra vita. Dico, c'è una scarsa motivazione, cioè c'è il rischio di non essere più motivati a cercare la pienezza nella nostra vita, perché siamo presi
da altre cose. E quando tu riempi questo deposito con altro, come fai a... Una volta che hai riempito, o lo sgombri per fare posto ad altro, o non entra. C'è una scarsa considerazione intorno a questo. La necessità che noi oggi abbiamo, ed è importante, fratelli, non che Dio riempia la Chiesa, ma che Dio riempia me. L'hai chiesto al Signore di riempirti? Di scendere con la sua presenza, di scrollarti? Di prendere la tua vita e di smuoverla? Hai chiesto a Dio, a proposito, di fare un terremoto nella tua vita spirituale? Abbiamo bisogno di questo. Signore, riempi la mia vita. Ti prego per gli altri. Noi vogliamo sempre vedere gli altri che Dio... Abbiamo bisogno di noi. L'olio nella lampada. Se vuoi continuare a illuminare, hai bisogno dell'olio. Dell'olio. E l'olio è la presenza dello Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo. Qualcosa che viene dal cielo e che ti fa illuminare. E il primo pericolo è proprio questo. Ho questa impressione che non si è più motivati nel cercare la pienezza. Non solo non la si cerca, ma non si è più motivati. Non so se mi faccio capire, fratelli. Sembra che non si è più motivati. Partiamo da presupposti molto superficiali. Sì, Dio è dentro di me. Questo è un presupposto superficiale. Dio è dentro di me, ma certo. Ma io vorrei che Dio scendesse sempre di più ogni giorno nella mia vita. E vorrei che la mia vita dipendesse da Lui completamente. Vorrei che Lui avesse la libertà di fermarmi nei miei programmi e di indicarmene altri. Vorrei che Lui avesse la libertà di dirmi vai qui e fai questo, vai lì e fai quest'altro. E Dio è questo, fa anche questo. Ma adesso non lo fa più. Non è che non lo fa più, adesso non lo vogliamo più. Abbiamo altri interessi, abbiamo altre priorità. Signore, aiutaci a comprendere i bisogni reali della nostra vita. E ma via la conclusione. Stasera è andata così. Non solo il problema sta in una scarsa motivazione di cercare di richiedere la pienezza di Dio nella nostra vita. Ma lentamente il problema sta diventando anche il culto. In che senso, fratello, il problema sta diventando anche il culto? Sì, perché non ci rendiamo conto che noi senza volerlo fratelli, io non ho perso la forza per essere molto franco, ma non ci rendiamo conto che senza volerlo stiamo andando a culto come andavamo a messa una volta. Stiamo andando a sentire il culto, non a fare culto. Non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto o non ci si rende conto che per esempio devono passare dei mesi per testimoniare. E questo dà un segnale. Il segnale è la lampada, è la fiamma che non riesce a
aspettiamo il grande miracolo per alzarci all'impiede e raccontare il miracolo. Non ci rendiamo conto che all'interno di una chiesa che Dio ha riempito di Spirito Santo, tardano e lentano i doni di profezia, di interpretazione. E Dio ha questa chiesa, alla sua chiesa, questa chiesa, in questo senso, intendiamo, ha riempito la lampada d'olio. Ma non così per renderla solo più pesante. Quest'olio si deve trasformare in fiamma. Quello che Dio ha messo dentro di te deve venire fuori. Deve venire fuori. Devi chiederlo, Signore. Non c'è un dono, ce ne sono 9 e altri ancora che la grazia di Dio potrebbe rivelare meravigliosamente nella nostra vita. I doni, lo Spirito Santo dice, li dà a chi vuole. Ma io ho conosciuto lo Spirito Santo che li dà non a chi vuole nel senso di capriccio ministeriale, cioè, no, a te non te lo voglio dare perché non mi piace, come noi potremmo intendere, la nostra natura umana ci potrebbe portare su questa linea. Lui dà a chi vuole, perché lui conosce i desideri, conosce la voglia, conosce lo zelo. Quanto zelo doveva avere Paolo, che diceva parli lingue più di tutti. Tutte le volte che Paolo si doveva accostare alla mensa del Signore, secondo me non lasciava nulla su quella mensa. Via, mangiava, assaggiava di tutto. Fratelli, lo sposo viene, le lampade devono essere piene d'olio e accese. Il culto al Signore è un incontro che noi facciamo con Dio. Amen. Il culto al Signore è un incontro che noi facciamo con Dio. Qualcuno nella Bibbia ha detto profetizzassero tutti, volesse Dio che tutti profetizzassero, volesse il Signore. E profetizzare non intendiamo una formula, così dice il Signore, anche profetizzare intendiamo che si parla da parte di Dio, che tu apri la bocca e Dio ti dà un dono di conoscenza senza che tu te ne rendi conto, che lo espleti in favore di chi è nel bisogno. Dono di conoscenza, per esempio, quando io sono partito per il servizio militare, vi faccio un esempio di dono di conoscenza. Ho ricevuto la cartolina, volevo andare all'istituto biblico e il Signore ha detto no, e ho ricevuto la cartolina per il servizio militare. Tanta attesa per questo servizio militare, che proprio in quell'anno mi sembra che era passato da un anno a 10 mesi, e tutta l'adunanza, tutti i fratelli, 10 mesi volano. E ricordo che man mano che si avvicinavano i giorni, a metà giugno ho saputo questa cosa, e il 19 agosto sono partito. Man mano che si avvicinavano i giorni, sempre questo, ero anche molto voluto bene all'interno della comunità, Dio aveva fatto della nostra famiglia una grossa opera di salvezza, e quindi era stato mio padre alcolizzato, eravamo un po' sotto gli occhi dei fratelli, però che opera, no? Un po' come ha fatto nella vostra vita il Signore. E allora tutte le volte, 10 mesi passano, 10 mesi passano, finalmente arriva la domenica prima di questa partenza, quindi mi alzo, saluto la comunità, pregate per me, tornerò, il pastore da lì sopra, non ti preoccupare fratello, stai tranquillo, insomma, tutto questo incoraggiamento. Saluta uno, saluta un altro, mi ritrovo fuori
alla porta della chiesa. E c'era un fratello che voi conoscete molto bene, che noi non pubblicizziamo, perché il Signore è il donatore che va pubblicizzato, no? E c'era questo fratello molto serioso in fondo. Ah, voglio dire anche una cosa, io non avevo né parenti, a Monica non la conoscevo, che magari uno può dire, ma magari immagina, niente a che fare con il nord. Partenza, questo fratello serioso, mia madre era a fianco e io ero là. Serio, serio, mi stringe la mano, ci diamo la mano. Questo dice il Signore. Tutta la comunità che salutava. Questo dice il Signore. Saluta la Chiesa, che qui non tornerai più. Al nord Dio ti benedirà. Al nord sarai usato. Al nord avrai una famiglia. Si girò verso mia madre. Disse, è l'ultima volta che tuo figlio abiterà qua, a Napoli. E mia mamma, fratello, mamma mia. Cos'è successo, fratelli? Manco da militare sono tornato. Finito il militare, ho iniziato a lavorare. Sono sceso giù, borse, bossettini. Non mi sono ancora congedato. Sono al quindicesimo anno di militare. Non sono ancora congedato. Ora ditemi voi, fratelli. Esistono o no i doni? Amen. E questa lampada, se non la riempiamo, avviene anche nella nostra vita. Avviene anche nella nostra vita. Dono di conoscenza, questo è il dono di conoscenza, non è sapere i versetti a memoria, quello non è dono di conoscenza, quello è aver imparato, aver letto e imparato. Dono di conoscenza è una cosa soprannaturale, tu non ti rendi conto, stai pronunciando qualcosa da parte di Dio, ma non ti rendi conto della grandezza di quello che tu stai dicendo, e lo pronunci, e quello che tu dici viene da parte di Dio. E così è avvenuto. Dobbiamo aspettare il Signore, riempiti. E il terzo punto. Io non sono molto d'accordo su questo terzo punto, però è scritturale. Io lo devo chiedere al Signore, perché questa cosa, Signore? Che tutti si addormentano. Tutte si addormentano. Però poi ho pensato a una cosa. Che dice la scrittura che si addormentano tutte e 10. Quindi ho cercato di capire nella preghiera, nella ricerca del Signore. Signore, tu mi devi spiegare che vuol dire. Perché se tu torni e te le porti, però io vorrei capire perché tutte si addormentano. Sapete, da buon pentecostali noi avremmo preferito che due non si addormentavano e rimanevano spesi, cioè noi così dobbiamo essere. Chissà quante prediche avremmo fatto su quelle due che non si addormentavano. Però così siamo un po', diciamo così, meno mati nella meditazione. Cioè, mo, come ce ne usciamo? Come chiudiamo sta predica? Che alla fine dobbiamo dire, ma sì, fratelli, alla fine tutti ci assopiremo, così? E allora ho pensato, non sono certo di dirmi, la vostra coscienza vi dirà se parlo da parte di Dio adesso, ma non sono certo di dirvi quello che sto dicendo adesso. Tutte e 10 si sono addormentate, perché? Perché queste 10 danno un po' l'impressione dell'organizzazione in generale, del movimento in generale. I 10 vergini, un numero ben definito di aderenti, di adepti. I movimenti si addormenteranno tutti, anche le organizzazioni non saranno quelle che
che garantiranno la salvezza alle anime. Sarà un fattore personale. Quando il Signore tornerà non ci sarà un'organizzazione migliore dell'altra o una denominazione più sveglia dell'altra. Tutte divennero sonnacchiose. Nel senso che non c'è un'organizzazione, una denominazione che potrà resistere a questo impero tenebroso. L'organizzazione, la religione è il frutto del lavoro dell'uomo. Io e te siamo stati riscattati non da una religione, ma da Gesù. Amen. E lui tornerà per questi che sono stati riscattati. Non verrà e prenderà la denominazione. Non verrà e dice, su tutta la terra effettivamente c'è questo movimento che si chiama XXX, prendiamo questo perché è quello più sveglio. Non ci saranno titoli che ci riscatteranno. Tutti divennero sonnacchiosi. Benediciamo il Signore per quei movimenti che hanno comunque manifestato una certa opera da parte di Dio. Ma come l'hanno manifestata una certa opera? Hanno manifestato anche i loro limiti, e tutti i movimenti hanno manifestato i loro limiti. Non c'è quello migliore, non c'è, perché tutto quello che è iniziato da parte di Dio, una volta che l'ha preso in mano l'uomo, è morto. È morto da movimento a monumento. Ma la mia vita e la tua non la può prendere nessun uomo in mano. Se il sangue di Gesù ci ha lavati e ci ha purificati e lo Spirito Santo ci sta santificando, noi non siamo nelle mani di un uomo, siamo nelle mani dello Sposo. Alleluia. E quando lui tornerà non faremo fatica a sentire la sua voce. Ecco lo Sposo, andate incontro, queste vergini avranno sfondato la porta, saranno corse per tutte le strade. Tutte le domande, no? Che oggi vengono, a volte mi fanno, ci fanno, che vi fanno, tutte queste belle domande, ma poi quando sentiremo? Grido d'arcangelo, la tromba di Dio, i morti risusciteranno, le tombe si spaccheranno, dei fratelli, si spaccheranno. Hai voglia di chiudere bene, a volte li vedi tutti che sistemano. La voce d'arcangelo. I morti in Cristo si alzeranno, ci guarderanno e tra adesso e adesso, mentre ci guardiamo, verremo cambiati anche noi e andremo a incontrare lo Sposo. Gloria a Dio. E lo andranno a incontrare quelli che hanno le lampade con l'olio. Con l'olio. Non ti preoccupare se sei ricco o povero, non ti preoccupare neppure se sei malato, preoccupati se l'anima tua è unta dall'olio di Dio, prima lavata dal sangue di Gesù e poi unta dalla potenza dello Spirito Santo. Gloria a Gesù. 10 vergini, tutte pronte, ma solo alcune avevano l'olio. Fratelli, queste sono le 3 condizioni. 1, aspettare. Aspettare. E io prego che lo Spirito Santo, che lui è il grande predicatore di questi passi, e lui il migliore, vi spieghi cosa voglio dirvi, perché sono miseramente infelice nello spiegarvi in che maniera dobbiamo aspettarlo, ma lui ve lo spiegherà a casa, sarà lui a dire così dobbiamo aspettare. 1, aspettare. 2, dobbiamo essere luce, dobbiamo illuminare, non dobbiamo crearci delle luci alternative. La luce che viene dall'olio,
l'olio che si trasforma in luce, in fuoco. La testimonianza non deve venire da strategie. La testimonianza viva, accesa, che illumina, deve venire dall'olio che abbiamo dentro. Se siamo riempiti d'olio, e che fiamma che uscirà. E tre, facciamo riserva d'olio. Amen. Alziamoci all'impiedi e preghiamo. Benedetto il tuo nome, Signore.